Bravo. Possiamo sederci. Con Giovanni parliamo spesso di bellezza e questa sera siamo davvero abbracciati dalla bellezza di questo luogo che ci ospita, il castello. Bene, iniziamo a fare questa camminata nell'esperienza artistica e umana di questo signore meraviglioso. Una storia artistica che vede molte luci, ma anche molte ombre, crisi, ma anche grandi entusiasmi. Insomma, ha avuto il grande coraggio di intraprendere una strada alternativa, innovativa, insieme alla tradizione della musica classica. Sei stato oggetto di critiche pesantissime, però poi la NASA ti ha intitolato un asteroide, tantissimi giovani ti hanno studiato e sei diventato frutto di tesi di laurea, sei cavaliere della Repubblica Italiana per meriti artistici e tante cose. Proveremo via via a raccontarne alcune, ma inizierei da una chiave. Volevo aggiungere che non dormo la notte. Ah, ecco, questo me lo appunto per la prossima volta. Non da poco, è una delle conseguenze che mi porto da queste, credo, da queste critiche, no? Da queste. La notte spesso faccio dei discorsi infiniti, no? Dove mi difendo, ma poi di fatto non mi sta attaccando più nessuno, però ormai dentro di me io mi difendo, cerco sempre comunque di difendermi. Prepari una difesa o ti difendi? Ti difendi? Mi difendo con delle parole, dei discorsi, ma la guerra è già finita, come se fosse un Vietcong che è ancora rimasto nella giungla, no? Del Vietcong, e nessuno gli ha detto che è finita la guerra, continua. Vedo delle sciarpine in platea. Sì. Vedo due sciarpine arancio. Le sciarpine arancio, sono, si può definire un fantello? Sono delle. No, perché io sono un loro fan, quindi se capovolta la cosa. Allora io faccio un applauso a voi.